chiama Le Luci, il nuovo singolo di My Drama con il featuring di Dani Five su Radio Z. Oggi con noi c'è My Drama. Ciao, benvenuta. Ciao bella. Che piacere. Ciao. Come va? Tutto bene? Piacere mio, sì, grazie. Tutto bene, 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 bene. Sappiamo bene, che grazie. Sei pronta per il trasferimento a Milan. È vero? Sì. Sì, esatto. Vogliamo visto le tue stories. Vogliamo farci gli affari tuoi. Che zona hai scelto di Milano? Perché noi siamo di Milano, quindi conosciamo abbastanza la city. Allora, sto pensando verso Milano Nord. Ah, ok. Di Marciacchini. Zara. Presso. Dipende. Dalle Zara. Mi sei sulla gialla, sulla metro gialla, questo è il senso. Esatto. Okay. Esatto. Come siamo meneghini qua a Radio abbastanza. Z. Beh, comunque quando noi siamo della family, cioè vieni a trovarci, nel senso, certo, ti coinvolgiamo, se fai delle serate chiamaci e viceversa, quando si potrà fare. Ma perché ovviamente ci stiamo autoinvitando alle serate di My Drama? No, va benissimo. Perché My Drama me la vedo un po' festaiola. Secondo me lei da Crema, Lodi Cremasco, giusto? Vieni. Sì, esatto. Ha bisogno di una sferzata di Milano, vero? Un po' My Drama, quel senso, no? Assolutamente sì. Poi dopo questo periodo difficile ci vuole. Ma la camera l'hai presa con le travi a vista come quella che vediamo al 266 del digitale in radiovisione? Proprio così. Uguale. Certo. Senti, allora facciamo in serie, parliamo di musica. Dopo l'esperienza di X Factor ti abbiamo seguita, del resto poi abbiamo parlato anche con comunque Martina, con Blind. Bella questa collaborazione con Dani Five. Com'è nata? Grazie. Allora, la collaborazione è nata proprio dal momento in cui io, lavorando su questo pezzo, mi hanno proposto un featuring, no? Anche i miei manager, eccetera. Ci siamo messi in contatto io e Dani, gli è piaciuto subito il pezzo, ci siamo incontrati in studio, nel suo studio, e subito dopo aveva già pronta la sua parte, quindi devo dire ottimo. Anche perché subito tutto il feeling, no? Sì, è bello, sì, esatto. Allora facciamo così, My Drama, tra poco ci spieghi anche il significato, che naturalmente riguarda poi Milano. Noi scherziamo, ma Milano rappresenta tanto anche in ottica futura per My Drama, e poi ovviamente ci riporterai sul palco di X Factor raccontandoci anche se c'è rapporto con gli altri, se con Manuelito ci sono delle collaborazioni. My Drama, rimani con noi, Cornici Bianche, Radio Z, Collettivo Z. My Drama, Cornici Bianche, con la produzione di Young Miles su Radio Z alle 16:08. C'è My Drama con noi. Allora parliamo del presente, Le Luci con Dani Five, My Drama, no? Testo che, appunto, dicevamo, prende tanto in considerazione la città di Milano, che per te rappresenta comunque il futuro. Ci vuoi scrivere un po' la storia in questa città? Assolutamente sì, comunque è una città che mi ha fatta crescere personalmente, soprattutto a livello di musica. Comunque ho ampliato tantissimo la mia mente quando, appunto, ho iniziato a frequentarla e tutto quanto, dato che comunque arrivo da un paesino, un piccolo paesino. Perché quindi voi durante X Factor comunque siete rimasti sempre a Milano, giusto? Allora, sì, noi eravamo, l'hanno girato all'Expo, comunque non potevamo uscire né niente. Okay. Io però Milano la frequentavo già da un paio di anni. Ah, ok. E mi ha aiutato tantissimo proprio come città, dato l'ispirazione, eccetera, a creare l'intero progetto che poi ho presentato anche X Factor. Non so se sei d'accordo, forse Milano è la città italiana più europea da questo punto di vista. Sì, 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 assolutamente è la città più internazionale. Senti, quindi mettiamola così. Poi tu parli dei sogni, no? Anche nel testo di Le Luci, si spengono le luci e poi tu dici che alla fine, anche di notte, Milano, appunto, visto che poi c'entra, no? È un po' protagonista della canzone, vive e sogna ancora anche di notte questa città. Certo, assolutamente sì, io alla fine veramente sono tanto legata a questa città che mi ha fatto realizzare i sogni, e diciamo che il fulcro, appunto, della realizzazione dei sogni in questa canzone è nel ritornello, appunto. Quando si spengono le luci, dovrebbe essere il discorso contrario, perché in teoria quando si accendono poi i sogni si realizzano. Brava. In realtà no, è il discorso contrario, perché comunque ho sempre realizzato i miei progetti, comunque i miei sogni, a porte chiuse, da sola, certo, ragionando e lavorando da sola senza che nessuno sapesse niente e a luce spenta, quindi faccio riferimento a quello. Bella questa immagine contraria, perché ci abbiamo messo un attimo per arrivarci, perché come dici tu, di solito quando si spengono le luci anche i sogni si mettono via in quel cassetto. Vieni con me, My Drama, Radio Z. Con me, con la produzione di Da Supreme, c'è My Drama con noi su Radio Z. Senti, parliamo proprio di Da Supreme, no? Perché tu hai stupito tutti, i giudici in primis, se parlo di X Factor, portando un mashup di
da Supreme, grazie a Dio, e Mara Sattei, registrazione 326 all'audition, no? E è una cosa che ha sconvolto un po' tutti, in particolare Manuelito e Raton, perché si aspettava poi dei concorrenti di questo tipo, no? Da lì è partito un po' il tutto. Che rapporto c'è adesso con Da Supreme? Perché questa scelta all'inizio di X Factor? Raccontaci. Allora, io ho cercato di rimanere in rapporti comunque con tutti, ogni tanto sento Manuelito, ogni tanto sento anche gli altri ragazzi che mi hanno aiutato durante il percorso, sento tanto anche Casa di Lego che sta lavorando con loro, quindi siamo sempre abbastanza in contatto. E aver collaborato con in sostanza Team Macete è stata un'ottima cosa, perché alla fine ha completato tutto quello che avevo presentato. E oltretutto anche una cosa molto strana, aver portato una cover, un mashup di Da Supreme e la Sattei e poi aver lavorato con loro. È una cosa innovativa e non so da dove ti è venuta in mente, come è nata. Non lo so nemmeno io. Ho ascoltato. È il genio non della lo so creatività. Nemmeno io. Non lo so. Beh, la casualità, no? A volte ci insegna che proprio da lì nascono le cose migliori. Senti, ritornando al tuo nuovo singolo con Dani Five, che lo ripetiamo, si chiama Le Luci. Parli di Long Island che sa solo di alcol e di Guitar Hero. Cioè, sono immagini vere e vorrei sapere se a Guitar Hero eri forte. Cosa suonavi, la chitarra o la batteria? Sì, suonavo la chitarra. Brava, da piccolina mi mettevo lì. E poi già la suono normalmente anche. E invece a Milano, Long Island, veramente sa solo di alcol o ci sono dei posti, dei locali dove lo fanno veramente bene? No, non ci sono. Non ci sono. Se lo fa a casa che è meglio. Sì. No, anche perché tra poco ti abbiamo preparato una sorta di game, sai che è un po' caratteristica di Collettivo Z, no? Di Radio Z, che vuole farti fare un tour di Milano, anche se già la conosci, però magari con te approfondiremo in modo che quando prendi casa sei pronta, diciamo. Sì, che poi nella copertina del tuo nuovo singolo Le Luci, come sfondo c'è il Duomo di Milano. Ci è piaciuto un sacco. Sì. Ma il dramma rimane con noi, tanto sarà in Collettivo Z fino alle 16.30, 266 del digitale, 735 di Sky. Ritroviamo anche Mahmood su Radio Z con Inuyasha. State qua. Inuyasha, c'è Mahmood su Radio Z, c'è MyDrama con noi fino alle 16.30. Allora, MyDrama, volevamo capire meglio il video dove sei in questo autobus, no? Che è un po' il centro della storia. Raccontaci. È un autobus londinese, quindi l'abbiamo girato in giro per le vie di Milano, una cosa stranissima, veramente. E questo autobus rappresenta alla fine il viaggio verso il futuro, comunque la mia carriera futura appunto con la musica, e speriamo verso un futuro ricco di opportunità. Ma certo, quindi sicuramente no, poi è quasi anche una sorta di discoteca vuota, ovviamente. Si è divertita, le discoteche sono chiuse, ha fatto esatto. Nel set del video ha riproposto la discoteca, anche perché il beat spinge, quindi probabilmente lo ascolteremo nei locali quando riapriranno. MyDrama, rimani con noi, tra poco siamo pronti a giocare. Abbiamo preparato il nostro game stile Collettivo Z. MyDrama su Radio Z fino alle 16.30. Radio Z, generazione futuro. Lodi Vinyl Altalene su Radio Z alle 16.25. C'è MyDrama con noi, è venuta a trovarci nel nostro Collettivo Z. Cara MyDrama, dobbiamo giocare qui in Collettivo Z a un game che si chiama Milano sei mia. Al posto della I in mia abbiamo messo la Y per onorarti. Allora, in questo game. MyDrama, tu comunque la città la conosci, ma noi insomma mettiamo le mani avanti di modo che quando ti trasferisci definitivamente sai già dove devi andare. Almeno vediamo. Vediamo se sei esperta. MyDrama arriva nella città meneghina, ma vuole assolutamente acquistare il suo primo paio di scarpe, quindi fare shopping. Ecco. Sale su un taxi e dice al tassista di portarla in corso Buenos Aires o in via Sismondi? Buenos Aires. Brava MyDrama. Ma dov'è via Sismondi? Dopo te lo dico. Avevo delle ville. Per vivere a Milano, MyDrama, bisogna avere anche un po' di fortuna e schiacciare le famose palle del toro, che si trovano in Piazza Cavour o in Galleria Vittorio Emanuele? Dai, MyDrama. In galleria. Bravissima, brava, in galleria Vittorio Emanuele. Milano è anche fitness all'aria aperta e MyDrama ha una voglia assoluta di imparare il wakeboard. Prende la bici e si dirige sui navigli o all'idroscalo? Idroscalo. Ma sai tutto, ragazzi, ma tu no. E Sala siete così, papà e ciccio. MyDrama è la queen della night e vuole andare a ballare come se non ci fosse un domani. Chiede ai suoi amici di portarla in Corso Como o in via Torino?
Corso Como. Vabbè, Corso Como, ragazzi, ma fate voi. La Queen di Milano. Prima di registrare un nuovo pezzo, My Drama cerca ispirazione e pace. Si ritrova quindi in un orto botanico. In che zona precisamente? Brera o Porta Ticinese? Dovrebbe essere in Brera. Bravissimo, ragazzi. Ma non ti faccio neanche l'ultima. Ma il drama ama farsi leggere la mano e sfidare il destino. Dopo un Long Island decide di andare quindi in Duomo o in Brera a farti leggere la mano? In Duomo. No, scusa. L'ultima carte. L'abbiamo sbagliata. Mi cadi sulle cartomanti di Brera, ma no, che c'è la signora lì un po' cicciotta. Dammi 5 euro, fare le carte, sempre sì. Lì, no, lei, però 30 ci anni sono anche in Duomo. Sì, ma in Duomo sono farlocchi. Cioè, diciamo che la zona di Brera è più conosciuta come dove puoi trovare, insomma, delle signore che ti leggono la mano. Ma il drama, Luglio, quando ti trasferisci, la prima cosa che fai. Andiamo tutti insieme. Con la macete cruda, la signora, 5 euro, fammi leggere le carte. Fermi tutti, perché adesso c'è la Song of Life di My Drama. E che canzone, ragazzi, la canzone della vita, quella che rappresenta un po' il percorso e anche la personalità di My Drama. Dal 2008 Tiziano Ferro con Alla mia età qui su Radio Z, in collettivo Z. Alla mia età di Tiziano Ferro su Radio Z, brano scelto da My Drama. Come mai questa scelta? Allora, questo brano l'ho scelto perché rappresenta una bella parte della mia infanzia. Diciamo che è stato un brano che mi ha colpito proprio emotivamente. Infatti ricordo già i tempi quando lo cantavo, lo ascoltavo, mi si smuoveva una cosa dentro veramente forte e ogni volta piangevo. Anche ad oggi succede non questo. In questo momento mi sono trattenuta. Guarda, però qui in studio ci sono le bimbe di ferro. Allora, abbiamo le bimbe di Tiziano. Abbiamo anche le domande da parte dei tuoi fan. Attenzione, ho detto le bimbe di Tiziano e le bimbe di ferro non a caso, perché la prima domanda arriva. Ci hanno scritto sul profilo ufficiale Radio Z Off le bimbe di My Drama. E ti chiedono: quali sono i tuoi tre piatti preferiti? Ma allora, vabbè, pizza, classico. Sì. Comunque vado sempre sul classico: pizza, lasagna e poi tutti i piatti di pesce, perché amo comunque, insomma, crostacei, pesci. Poi quindi la seconda, Grace84. Ciao Ale, in base a cosa scegli di far uscire un determinato singolo piuttosto che un altro? Beh, in base a quello che sento al momento, in base anche appunto al periodo e a quello che sto vivendo. Senti, c'è una domanda che ti voglio fare io, prima che poi non abbiamo più tempo, al volo, no? Okay. Il Raton diceva che la tua voce è piena di cicatrici, ci ricordi perché? Sì, perché sostanzialmente grazie appunto alla musica e al canto riesco a far uscire la parte emotiva, quindi racconto varie esperienze che ho vissuto e probabilmente si sente appunto nella voce. Ecco, in 20 secondi, velocissima, sembra che nel tuo nuovo singolo tu ti rivolgi a qualcuno, è così oppure è solo un espediente narrativo? Sì, anche questo è un messaggio. Sì. Può essere un messaggio. Sì. Sono più messaggi, esatto. Tutta da scoprire e da ascoltare le luci, non solo da ascoltare, proprio da innamorarsi, diciamo, di questo. Innamorarsi delle luci di My Drama insieme a Dani Five. Salutaci le bimbe di My Drama. Grazie My Drama. Ciao My Drama, un abbraccio. Ciao, grazie mille. Un abbraccione. Quando si trasferisce a Milano, vieni a trovarci.